Ciao a tutti, benvenuti. Pro popolo profumato. No, no, questa è la scimmia della rasatura. Benvenuti al video della settimana di Simone. Allora, dunque, oggi vado a usare un set. Alla fine è sempre Manuel Rosini che mi ispira e vado ad usare questo set che è Bonanza, anzi, 71 Bonanza di Westman. Allora, nel frattempo vi mando le solite cose. La genesi di questo set, anzitutto Westman, è portoghese. Ecco, oggi è una sbarbata portoghese, a parte le lame. Westman, produttore secondo me veramente non male, molto molto interessante. Questa è l'ultima base, la Nirvana Base. 71 Bonanza fa parte di una coppia di set, l'altro set è Darkman, no? Che è un po' fumettistico, nel senso che, lui, che questo tizio qua, diciamo così, è. Leggetevi la storia. Leggetevi la storia che è molto carina, mi ricorda un po' vagamente. Se c'è qualcuno fan dei Dream Theater, un po' The Astonishing, no? Gran bell'album, due palle così, però ecco, insomma, quella roba lì. Io chiaramente perché l'ho scelto questo set? Perché mi sono rotto le palle dei set marini, agrumati, floreali, eccetera. Volevo un bel set con le palle di quello belli tabaccosi, cuoiati, eccetera. E qua secondo me ha fatto centro, eh? Mi sono già provato l'aftershave, che in questo caso è l'invigorating splash, quindi quello alcolico per cui ha persistenza, ma ne parleremo dopo. Per quanto riguarda la piramide olfattiva, ecco qua, sinceramente c'è poco da dire, nel senso che è un qualcosa di incredibile, cioè parte tabaccoso, ma in realtà c'è anche la parte molto calda del Kashmiran, c'è una parte fruttata, ma di quei frutti un po' più carnosi, tipo il fico. Quelle robe lì, la prugna, c'è l'incenso, cioè, secondo me è un capolavoro. Non ho altro da dire, assolutamente. Stiamo parlando di un capolavoro che ha fatto Mr. Westman, che dovrebbe essere Tiago Sosa, come c'è scritto qua. Yes, dicevo, questa è la base nuova, la base Nirvana che ha altre cose dentro e vediamo come si comporta poi in montaggio. Io ho un solo set della Westman, a parte questo che è Renaissance, che è il secondo set di passione rasatura, e me lo ricordo come un set strepitoso dal punto di vista meccanico proprio per cui, ecco. Chiaramente, restando in tema portoghese, non potevo che non usare lui, la piccola katana portoghese, il Masamune, ecco qua. Un rasoio mega galattico, fantastico, armato con una lametta un po' frizzante, perché oggi ci voglia così, che è la Bolzano. Ma chiaramente portoghese, continuo con il portoghese, per cui chiaramente Semog, ed andrò finalmente ad utilizzare il. Scusate, il mistura, eccolo qua. Voilà. Semog Soc mistura. Tasso maiale. Un pennello che è meraviglioso, meraviglioso. E vediamo come si comporterà con questo set qui. Boh, allora, visto che mi è stato detto che i miei video sono un po' troppo lunghi e ci sta, taglio tutta la parte in cui faccio casini nella ciotola e vado poi direttamente al montaggio. Per cui ci vediamo dopo. Discreta quantità, vado a recuperare dalla pasta di sapone che è scura, non ve l'ho fatta vedere prima, mi spiace. Tutta questa cosa bellissima, mi sono nel frattempo inumidito il viso e stiamo parlando di una barba di 2 giorni e mezzo, il mio classico. Ovviamente sapone tallowato. Mamma mia, che roba, ragazzi! Tabacco. Sì, è tabaccoso, c'è un casino di pelle, ma è anche affumicato. No, mamma mia. Qua siamo veramente a livelli stratosferici, eh? Sì.
Stratosferici, stratosferici veramente. E vale la pena comprare anche l'altra profumazione a sto punto, quando è la compro, perché ragazzi, cioè, bisogna secondo me andare a completare il giro, perché ha senso. Vediamo un po', è molto calda, molto avvolgente, eh. Quasi frizzante, fantastica. Mamma mia. Ora, allora, andiamo a vedere un po' come va. È buono. Allora, proviamo? Vediamo un po'. Pennello che è qualcosa di incredibile perché unisce chiaramente la morbidezza del tasso al bel massaggio del maiale. E quindi io personalmente lo faccio se il tasso lo metto a bagno un quarto d'ora, questo raddoppio il tempo, mezz'oretta. Mamma mia, che roba impressionante, fantastico, fantastico. Allora, ciao, via. Inzuppiamo e vediamo, Ricordo dal video di Manuel che ci vuole un po' prima che monti a dovere, vediamo. Mamma. Mamma mia, che roba. Sì, non so perché mi è venuto un po' a noia sto fatto dei dei marini floreali, eccetera. In realtà no, mi piacciono sempre. Però ho detto, ma ci proviamo. E allora ho fatto un po' in giro sui vari siti e poi ho visto che c'era questo. Io Westman, tutto sommato, proprio con l'esperienza di Renaissance, l'ho sempre vista una marca, beh, interessante, per cui io ho fatto. Pennello è grandioso, grandioso. E mi sembra di essere in pelletteria, ragazzi, in pelletteria, veramente. Oggi è wow. È così, tra l'altro qua il tempo si sta guastando, quindi questo che è prettamente un set molto invernale, comunque non da stagione calda, qua ci sta. Tra l'altro ci sento anche proprio una vena molto legnosa, molto terrosa quasi, che è veramente gratificante, oserei dire, sì, veramente. Veramente, molto molto buono, interessante, interessantissimo, sì. Wow. Chiaramente è molto, lo vedo molto adeso sulla pelle, molto adeso, coprente, molto coprente. E vediamo. E qua si può dare tantissima di quell'acqua, ragazzi, volendo. Mamma mia. Guardate com'è lucido già.
Vado, questo pennellino che pizzica, ma è quel pizzicore bello, positivo, rasserenante, che stimola bene, cioè proprio no, fantastico. Guardate come, ecco, guardate come effettivamente adesso che ha preso un po' d'acqua e ne vuole molta, incomincia a montar bene. Sì, non male, non male. Già un bel sapone. Buon però, ok, beh, sul montaggio niente da dire, eh. Niente da dire assolutamente. Allora, abbiamo ancora una certa caterva e siamo a posto così. Allora, dunque, iniziamo a farci sta barbetta, eh. 2 giorni e mezzo, qua vediamo come si comporta il tatara, perché secondo me siamo un po' al limite, però vabbè, insomma, ce la farà, ce la farà, ce la farà. Intanto guardate che lucentezza. Brilla, fantastico. Allora, ciao. Passiamo nell'acqua calda la lametta ed il rasoio per addolcire un po' il filo. Vabbè. Vado, va. E insomma, viaggia, viaggia bene. Oh, qua sotto c'è un furuncolo. No, non ha avuto problemi. Allora, molto scorrevole. Accoppiata Bolzano Tatara, direi. Assolutamente non male, anzi, molto bene. Ma si sa che la Bolzano è una lama che io digerisco particolarmente, per cui no, questa sta andando giù bene, sì. Allora qua. Rasoio che è una cosa. Mamma mia, ragazzi, micidiale. Fantastico. Sì, è proprio calda come profumazione, calda, sì, avvolgente. Affumicata, assolutamente. Incensata. Polposa anche un po'. Tanta roba, eh. Anche perché devo dire che appena mi è arrivata la settimana scorsa, mi sembra, l'avevo sentita, l'avevo snasata e avevo pensato, forse ho fatto una cagata, perché
perché mi sembrava too much. Poi chiaramente, come sempre, no, lasciamo lì un po' perché sviluppano, eccetera. Ed effettivamente poi l'ho risnasata questi giorni. Ieri sera mi sono messo l'after, così tanto per capire se stavo facendo qualcosa di sbagliato oppure no. E viceversa, quando ho messo l'after, sono saltato dalla gioia, fantastico. Wow. Insomma, sapone mi viene da dire promossissimo. Allora, pelo fatto. Andiamo a fare la passatina solita, ma potrei già essere a posto, eh. Questo pennello che ho preso assieme al Soc. Ragazzo che nel nostro gruppo Fabio Manzoni, no? Li vendeva, oh, e quindi mi sono detto, visto il prezzo molto buono, ho detto cacchio, allora li prendo, perché li seguivo già da un po', no? E in realtà io mistura non, boh, non volevo neanche prenderlo. Poi ho visto che fondamentalmente il prezzo era talmente vantaggioso che ho detto ciao, lo compro. E ragazzi, è una roba veramente incredibile, incredibile. Perché comunque, ripeto, sfrutta la morbidezza del tasso e il bel massaggio del maiale. Ed è veramente un'accoppiata vincente. Sicuramente sì, è morbido, ma le puntine si sentono. Diciamo che è un best budger un pochino arrabbiato, via, mettiamola così. Però, cioè, va benone, eh. Va benone, benone. Ancora un po' di acqua. L'altro sapone, guardate come riceve acqua tranquillamente, senza nessun problema. E come si apre il pennello? Wow. Sì. Mamma mia, che roba. Che profumazione fenomenale. Mamma mia, andiamo col contro, veloce veloce, da leccarsi i baffi e boom, eh. Un press and press. Allora, poi la settimana prossima, in realtà io da oggi fino al prossimo video non mi farò più la barba e per me è una cosa complicatissima per la mia sanità mentale. Ma insomma, c'è da festeggiare i 500 ormai passati membri del gruppo e io spero entro la settimana prossima magari 300 no, ma se ci arriviamo anche ai 300 follower sarebbe cosa buona e giusta. Vado.
Che rasoio fenomenale. Devo dire che a parte il suono che è qualcosa di spettacolare, si era cavata molto bene su questa barba. Lunghetta, assolutamente, senza problemi. Ok. Mamma mia, ho spinto, ma il sapone tiene fantasticamente. Wow. Da Calebuono e Bolzano, mamma mia, ok, va. Io direi che sono a posto, eh. Pulitissimo. Qua mi sono anche tagliato. Boh, allora. Andiamo a vedere quanto ne è rimasto nel ciuffo. Poi, solita roba, riassetto, faccio qualche ritocco se devo. Anche se tutto sommato se mi devo far crescere la barba per 7 giorni, vabbè, però vediamo e vediamo che succede. Qui ce n'è a sufficienza, molto bene. Tra l'altro, ecco, non mangia neanche molto. Sapone, molto interessante, sapone. E poi evolve questo sapone, perché comunque adesso sento proprio l'incenso, ma non è un incenso da chiesa tipo quello del tabacum. Questo è un incenso molto aspro. Sì, un incenso molto aspro ed è molto interessante, veramente. Grande, grande profumazione.
Qua hanno fatto un capolavoro. Ok, allora. Mani. E dai. Arrivo, a dopo. Voilà. Beh, bella sbarbata. Allora, sento ancora il sapone, la fragranza del sapone sulla pelle. Me la sono due volte l'ho sciacquata. Sembrerebbe appiccicaticcia, in realtà no, nel senso che secondo me adesso vado a mettere lo splash e con quello c'ho un po' strasatura ipico. Allora, facciamo un piccolo recap. Sapone ottimo, fragranza che è strepitosa. E riflettevo mentre facevo la barba, no? Ci sono chiaramente dei set che sono dei set da barba, perché le profumazioni sono quelle, per cui al di là dell'aspetto meccanico, le profumazioni sono quelle, ricordano anche cose vecchie dei nostri nonni, eccetera. E poi ci sono set che viceversa sono, oserei dire, quasi di nicchia. E mentre mi facevo la barba con questo sapone e sentivo queste fragranze, mi è venuto in mente Pantarei come sensazione, no? Io ho Paradigma, Fresco di Sicilia, ho provato Tabacum. E sono tre profumazioni che io non riesco neanche nemmeno a identificare come saponi, come profumazioni da barba, perché sono dei profumi in tutto e per tutto. Io adoro Paradigma in una maniera che non ha un senso. E qua mi è successa più o meno la stessa cosa, cioè secondo me siamo su quel livello lì. Profumazioni impressionanti, veramente, mamma mia, cioè veramente ottime, ottime, pensate giuste, veramente un capolavoro, un capolavoro. Comperò senza dubbio Darkman perché secondo me l'ambivalenza bisogna averla e di conseguenza ci sta. Allora, beh, strepitoso, che cosa devo dire di più? Se l'è cavata anche abbastanza bene su questa barba di 2 giorni e mezzo, ecco, ma siamo al limite secondo me, nel senso che non di più. La sua tara perfetta è dal giorno e mezzo ai 2 su di me. Boh. Poi sì, ce la fa, ma ecco, specialmente nei ritocchi ho dovuto insistere un po'. Però poca roba, non ho avuto neanche un red point, quindi sono andato liscio come l'olio. Però rimane un rasoio fantastico, cioè con cui riesco a fare veramente tutto tranquillamente. L'accoppiata con le Bolzano. Perfetta, perfetta, quindi bene, molto 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 bene, sbarbata che è venuta bene anche per questo motivo, no? Ma soprattutto per questo motivo, mamma mia, il Semog, in mistura che adesso sa di pelle, ma che roba ragazzi, ed è un grande pennello, voglio provarlo con barbe un po' più... Un po' più lunghe, perché secondo me su barbe un po' più lunghe ed è ancora meglio, visto che adesso si avvicina l'estate e comunque la mia pelle ne soffrirà tantissimo. Dilaterò un po' magari i tempi delle sbarbate, vediamo, dico sempre così, poi me la faccio tutti i giorni, ma vabbè, quello, quella è un'altra cosa. E, però, cioè, acquisto azzeccatissimo. E poi, tra l'altro, manico fantastico, questo specie di avorio, wow. Fantastico, bellissimo. Il SOC mistura, quindi la morbidezza del tasso e le puntine, il massaggio vigoroso del maiale. Ma andiamo finalmente a lui. Allora, Invigorating Splash. Quindi questo è l'aftershave alcolico. Non ha un tenore alcolico terribile. Nel senso ce n'è un po', ma non tantissimo, e la cosa non va neanche male. L'ho già provato ieri sera, non è uno di quegli after prepotenti, ricalca più, mi ricorda gli after, per esempio, di Barista Man, Wally Co., per cui persistentissimi, ma non fortissimi. Ecco, mettiamola così.
Alcol, amamelis, camomilla, se non erro sedento, rosa damascena, acqua di rose, quindi anche. Insomma, sembrerebbe un after che oltre a dare il colpo di grazia per quanto riguarda la profumazione, vada a lenire molto il tutto. Vediamo un po' com'è. È lattiginoso, è lattiginoso. Tappino dosatore per far scendere giù le goccine, non ne serve moltissimo. Ho visto ieri che la cosa mi fa solo felice, posso dirvi, e via. Mamma. Allora, nell'after si sente molto di più la parte incensata. È la parte affumicata e la parte tabaccosa. Viceversa, nel sapone io sentivo di più la parte cuoiata e di pelle. Però si completano perfettamente, secondo me. Veramente, tanta roba. Tanta, tanta roba, sì. E fanno anche l'estratto di profumo. Che devo fare? Boh. Vabbè. Tra l'altro sento anche qualcosa di balsamico che va ancora a completare il tutto, quindi è eccezionale. Eccezionale. E la pelle, vedete, rimane leggermente unta, ma come ho visto ieri sera si va subito a assorbire e secondo me avrò un po' strasatura epico e cavalleresco. Boh. Questa rasatura finalmente cuoiata, finalmente dai toni molto caldi e non i miei soliti toni, diciamo così, più floreali, agrumati, eccetera, è conclusa, è andata molto bene, sono molto contento, soprattutto sono contento di aver scoperto, beh, Westman la conoscevo già, ma il fatto che comunque, ragazzi, qua siamo al capolavoro, ripeto, secondo me siamo al capolavoro. Boh. Mamma mia, sì, tanta roba veramente. Bene, allora, alla prossima mi vedrete con una barba bella lunga ed andrò ad usare un set, beh, ve lo posso già dire, epico, leggendario. Ciao a tutti.